Jean-Patrick, è finita la regular season, adesso Milano si concentrerà per l'inizio dei playoff. La prima gara domenica 21 contro Verona, un avversario che abbiamo già incontrato 3 volte in questa stagione, ma sarà una partita totalmente diversa. Come ci avvicina Milano? Beh, sì, sarà diversa perché è una partita di playoff e una partita di playoff è sempre diversa agli altri. Dobbiamo iniziare con molto di aggressività, credo, in questa partita e mettere la gioia di giocare insieme ancora. E dobbiamo spingere su questa prima partita che abbiamo la fortuna di avere a casa. Sì, questa partita sarà determinante. Milano ha vissuto un periodo molto complicato, no? Durante la stagione è stato quel mese di dicembre con il Covid che ha tenuto un po' lontana la squadra, non solo dal campo, ma poi quando siamo tornati a giocare a gennaio è stato difficile. Tu tra l'altro eri già assente da qualche giorno perché avevi avuto l'infortunio. Come hai vissuto questo periodo? Quanto è stato difficile per te essere lontano dal campo e non poter aiutare al 100% la squadra? Beh, è vero che per me era difficile perché io non ho mai conosciuto questo tipo di problemi, non ho mai avuto un problema così sul mio corpo, era difficile per questo, era anche difficile perché non potevo aiutare la mia squadra, i miei compagni, e di vedere loro un po' di lontano era difficile e volevo riprendere velocemente, ma non potevo perché dovevo avere un occhio sulla mia infortuna. E dovevo riprendere tranquillamente. Sì, era difficile per me, ma anche per la squadra, credo che abbiamo conosciuto questo periodo con il Covid, che l'abbiamo preso tutto. È difficile dopo questo, perché il Covid credo che ha ammazzato tutta la squadra. Era difficile per questo, per riprendere anche. Sì. Nelle ultime partite della regular season abbiamo visto sprazzi della vera Milano, no? Le belle prestazioni contro Modena, contro Padova, contro Trento. Si riparte da quelle gare lì, da quella mentalità, no? Da quello spirito di squadra che quest'anno, come gli anni precedenti, è un po' la forza di questa Milano. Sì, è vero che sulle ultime partite abbiamo ritrovato un po' di cuore, credo, un po' della nostra maniera di giocare, con sì, molto di gioia sul campo, di voglia anche, è quello che fa la nostra forza, credo. L'abbiamo nelle mani e dobbiamo utilizzarla per dopo e per i playoff, sì. Questo è il tuo secondo anno in Italia dopo la scorsa stagione con Cisterna, i tuoi primi playoff con Milano, che obiettivi e che sogni hai? Beh, l'obiettivo è sempre lo stesso, di andare il più lontano possibile, cioè, credo molto in questa strada, credo molto in questa squadra, sì, io credo molto in questa strada, squadra, scusate, sì, credo che possiamo fare qualcosa di bene, soprattutto sì, contro Verona, io lo sento bene e dobbiamo spingere per questo. Poi anche abbiamo questa partita in Istanbul e dobbiamo prendere anche questa partita con molto di aggressività e io credo che possiamo fare anche qualcosa su questa Coppa, sull'Europeo.